Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo giunti al secondo episodio del MacLab su PES 2017 e come vedete ragazzi sono già nella lista agenti speciali National Team Stars. Ragazzi, visto che la mia squadra non è granché, insomma, spero di trovare qualcuno di forte. Ho raggiunto 42.000 di punti e di G-Points e quindi farò due ball opening. Andiamo a vedere subito il primo ball opening insieme. Eccoci qui ragazzi, primo ball opening, vedete hanno anche rinnovato la grafica, molto bella. Ok, facciamo, vediamo un po' se riusciamo a trovare niente ragazzi, né oro né nero, abbiamo trovato un pallone bianco normale, vaffanculo. Chi sei? Jill, difensore centrale 75. Brasile svincolato, ragazzi io però lo ritengo tutti perché non c'ho un granché di formazione, quindi teniamoci Jill. Eccoci qui ragazzi, secondo ball opening. C'è una possibilità rarissima di trovare un pallone nero. Eccolo lì, è appena passato uno. Ok, spingiamo. Ah, era passato da poco il pallone nero. Niente ragazzi, niente. Di nuovo pallone bianco, normale. Vediamo chi altro abbiamo trovato. Chi sei? Sturaro, centrocampista della Juve. Ragazzi, come nello scorso anno, chi non mi seguiva non lo saprà, ma io lo scorso anno avevo Sturaro anche nell'altro MyClub di PES 2016. Ok ragazzi, questi sono stati i due ball opening e i due giocatori che abbiamo trovato. Eccoci qui nello schema delle divisioni. Vedete, la volta scorsa abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio. Per chi si fosse perso il primo episodio, lo troverete qui sopra nelle schede. C'è un pallino con la ID informazioni, cliccateci sopra e trovate il video del primo episodio del MyClub. Ragazzi, prima di andare avanti a vedere il video vi ricordo di lasciare gentilmente un like per sostenere questa serie e per aiutarmi a mandare in feed i video su YouTube. Quindi ragazzi, gentilmente vi chiedo subito un like se appunto questa serie di video sul MyClub di PES vi stanno piacendo. Ragazzi, ovviamente se volete lasciate anche un commento e condividete il video. Detto questo, andiamo avanti. Allora, ragazzi, oggi proveremo ad andare in divisione 11. Quindi vediamo chi sarà il nostro primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci qui contro il nostro primo avversario. Valutazione 370 lui, 371 noi, quindi siamo alla pari. In porta a Assen, Stones, Richard, Tremulen, Casares, Medel, Zilinski, Yaya Touré, quindi un ottimo giocatore, Everton, Townsend e Diego Costa. Ragazzi, c'è una formazione di tutto rispetto. Io ho messo soltanto Sturaro come novità che abbiamo trovato prima nel ball opening, mentre Gil, il difensore, è andato in panchina. Ragazzi, andiamo a vedere come andrà questo primo match del giorno. Bravo Raggi, il tiro subito dell'avversario. Prima azione pericolosa del nostro avversario. Il pallone dentro verso Neymar, che la mette dentro. De Jong, il tiro, il miracolo del portiere. Proviamo ancora il tiro dalla distanza, ancora il portiere, il miracolo. Ancora qua, dentro Sturaro, verso Brienza. Brienza, il tiro fuori, non ci credo. Il tiro fuori, mi ero scartato benissimo l'avversario. Porca miseria ragazzi, vicinissimo al gol del 1-0. Ancora palla dentro, molto bella. Il cross anticipato dal portiere. Cerca spazio. E qua non c'è fuorigioco. Attenzione qui, bravissimo Padelli. Ma non c'era fuorigioco, incredibile. Attenzione qua l'avversario ora, che prova ad avanzare. Nostro avversario dentro, pallone messo fuori. Ancora lui il tiro, Padelli. Pericolosissimo ragazzi, un tiro un po' casuale però pericoloso. Ancora dentro Neymar, e su Neymar c'è il gol dell'1-0. Passiamo in vantaggio con Neymar. Andiamo così ragazzi, Neymar 1-0 per noi. Ecco qui l'esultanza. Grande gol. Togliere per l'avversario, 1-0 per noi. Brienza ancora dentro. De Jong. De Jong il tiro. La parata del portiere ragazzi, ho provato da quella posizione. E finisce il primo tempo con il vantaggio di 1-0 per noi. Vantaggio tutto sommato meritato. Vediamo, 5 tiri noi, 2 il nostro avversario. Nonostante che abbia una formazione di base più forte, andiamo subito nel secondo tempo. Attenzione qua, il rolaccio da parte nostra. Bravissimo qui, bravo Montolivo. Attenzione allora, Sturaro. Pallone dentro, verso Brienza. Brienza, visto lo scatto di De Jong anticipato. Qua il rolaccio suo. Attenzione a Neymar. Neymar, Neymar ancora. Neymar ancora. Neymar è dentro. A Barzagli,
Ma qua sbaglia tutto quel tiro! Miracolo di Padelli, aveva sbagliato dopo un grande intervento Barzagli. Padelli, miracolo, ci salva. Ancora Neymar. Neymar ancora. Può provare. Neymar, il tiro è fuori. Qua avanza Townsend, il nostro avversario ora. Pallone dentro. Padelli, palla che rimane lì, c'è il pareggio, ragazzi. Ma non è possibile, ogni volta così. Ogni volta così, ragazzi. Ogni volta così. Sempre su queste azioni di merda e respinte del cazzo del portiere. Gol del 1 pari. Dobbiamo rifare tutto, ragazzi. Attenzione qua ancora l'avversario ora. No. Ancora il tiro Padelli, ragazzi, ma erroraccio da parte nostra. Neymar ancora. Brienza si è allungato palla, c'è, attenzione, c'è rigore. C'è rigore, ragazzi. Attenzione Neymar, parte Neymar. Il tiro, c'è il gol. 2-1 per noi. Ancora Neymar, calcio di rigore, giustissimo, per farlo su Brienza, l'avversario toglie il replay, 2-1, ci riportiamo in vantaggio. Il nostro avversario prova a metterla dentro Raggi, bravissimo. E finisce la partita, ragazzi, abbiamo vinto la partita. Quindi finalmente, ragazzi, la nostra prima vittoria è giunta. Andiamo a vedere le statistiche. Ecco qua, ragazzi, 8 tiri per noi, 5 per l'avversario. Quindi una vittoria meritata. Andiamo subito, ragazzi, nel secondo match del giorno. Ok, ragazzi, allora vedete, possiamo andare già in divisione 11. Però faccio quest'altra partita, ragazzi, in divisione 12, anche perché la squadra è all'inizio. Quindi voglio farla rodare prima per bene, per poi poter competere in maniera più decisa anche nella divisione magari successiva. Quindi questa seconda partita la faremo comunque nella divisione 12, per far fare esperienza appunto alla squadra in cui molti giocatori sono ancora di livello basso. Quindi andiamo a vedere chi sarà il nostro prossimo avversario. Eccoci qui, ragazzi, giunti nella seconda partita del giorno. Come vi ho detto, ho rimaneggiato la squadra. L'unico titolare è rimasto Sturaro insieme a Padelli. Il resto della squadra è cambiato tutto. Ho messo i panchinari che non hanno mai giocato. Questo, ragazzi, è il nostro avversario. Io ho ora 471 di valutazione. Lui ha 360, se non ricordo male. Vedete, in porta Assen, poi Franco, Siovas, Clichy, Suarez, Kučka, che è il centrocampista del Milan. Poi c'ha Don Andres Iniesta, quindi un grandissimo campione, Davis, Quaresma, Gabriel e Jackson Martinez. Quindi, ragazzi, è una squadra anche molto forte. Come vedete, la mia squadra è tutta cambiata. Ho messo Gil, che ho trovato nel ball opening a inizio video. Ok, ragazzi, andiamo nel secondo match. Attenzione, palla ancora dentro. Kartakova, il tiro! Subito, ragazzi! Primo tiro è da parte nostra. Incredibile. Tiriamo palla fuori, ancora nostra. Proviamo ancora il cross, pallone dentro, il miracolo del portiere. Non ci credo, che cosa si è divorato. Come si chiama? Birbanti, ragazzi, che io chiamerò Birbanti. Anzi, Birbante, visto ciò che si è mangiato. Ancora cross deviato. E qua, ragazzi, pasticcio incredibile tra difensore e portiere. Mi stavano quasi per regalare il gol. Allora, attenzione, Sturaro, della bandierina. Vediamo se arriva. Sì, arriva il colpo di testa fuori. Sono qui che se ne va lui ora. Pallone dentro! Ha sfiorato il gol del nostro avversario, ragazzi, con non so chi. Attenzione qua, che avanza lui ancora. Jackson Martinez, avanza il tiro! Padelli blocca in due tempi. Che tiro, ragazzi. Palla dentro, colpo di testa, c'è il gol, ragazzi. Vantaggio del nostro avversario con Iniesta. Ancora dentro, pallone ancora nostro. Ancora dentro, 1-2. Bellissimo ancora. Viene fermato, poi c'è colpo di tacco, ragazzi, dovevo tirare, non me ne sono accorto. No, ragazzi, su un'azione mia pericolosa ha tolto tutto. Ragazzi, comunque guardate, 3 tiri pari, stiamo perdendo con un gol di Iniesta di testa, tra l'altro, però non stiamo giocando male. Quindi diciamo che nel secondo tempo spero di riuscire a recuperare. Pallone dentro, molto bello, fuori di pochissimo. Attenzione ancora il nostro avversario. Pallone che lì rimane lì, è 2-0, ragazzi. Questi errori di PES non li capisco. C'è la palla che rimane incagliata, ragazzi. Cosa che l'anno scorso non mi ricordo che accadeva. Tutta balda, attenzione ancora. Prova il tiro fuori di pochissimo, ragazzi. Piccola reazione da parte nostra. Attenzione qua, l'avversario ancora. Il tiro, respinto ancora, palla che rimane lì. Ragazzi, guardate qua. Cioè, ragazzi, ma veramente, cioè... Ma l'online lo dovrebbero aggiustare. Comunque, ragazzi, finisce la partita 2-0. Ovviamente una partita persa. L'avevo messo in conto, in quanto comunque stavo giocando con giocatori presente molti all'esordio. E niente, ragazzi, quindi comunque era in conto questo. Vabbè, comunque non abbiamo giocato malissimo. Però lui aveva gente come Iniesta, Jackson Martinez, quindi c'era poco da fare, insomma.
Queste sono le statistiche, 8 tiri per lui e 4 per noi. Ok ragazzi, allora questo è il tabellone per ora della 12ª divisione. Come vedete siamo già stati promossi ovviamente in 11ª, visto che bastavano solo 3 punti. Nel prossimo episodio non so se continuare ad allenarmi nella 12ª, quindi finirla tutta per comunque ragazzi portare la squadra ad avere tutti gli elementi con almeno un livello maggiore, non magari di livello 1, perché più andremo avanti più troveremo avversari forti. Avere sostituzioni poi con il livello 1 ovviamente non è molto saggia come cosa, oppure se andare direttamente nella divisione 11. Ma magari scrivetemelo qua sotto cosa dovrei fare secondo voi, così mi regolo anche in base ai vostri commenti. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, condividete il video se avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche a tutti i vostri amici. Qui sotto, come vi dico sempre, trovate tutte le mie pagine Facebook, Twitter, eccetera, 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 quindi passate anche dalle mie pagine se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo lunedì prossimo, vi ricordo, con l'episodio di Divento un Mito, con il nostro Pinco Pallino. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!